Ben ritrovati, gentili telespettatori, nuova edizione del telegiornale del Veneto Orientale. In apertura andiamo nel capoluogo di regione, ovvero a Venezia, per parlare del contributo di accesso. Era previsto, è arrivato il via libera dalla giunta guidata dal sindaco, appunto, che ha deciso per questo regolamento che disciplina, insomma, il contributo di accesso, secondo quanto poi stabilito dal governo. Allora, sentiamo che cosa accade proprio con le parole del primo cittadino veneziano. Abbiamo fatto una delibera per soprattutto parlare di questo contributo di accesso alla città antica e alle isole minori. È una delibera che in qualche modo contempla molte esenzioni per esenti del Veneto, per cittadini che abitano qui, chi paga la tassa di soggiorno. Cerchiamo di essere il più light possibile, il meno invasivi possibile. Chiediamo un contributo di accesso non solo perché lo chiede la legge, ma perché il costo della gestione delle pulizie di questa città è veramente molto alto. Parliamo di un delta, cioè una differenza di costo rispetto a un altro centro storico di circa 30 milioni di euro all'anno, che è oggigiorno sulle spalle solo dei cittadini e delle imprese veneziane. Quindi riteniamo che lo scopo poi di questo contributo sarà proprio quello di abbassare questo carico, che è veramente esoso. Dall'altra parte sarà sempre dedicata alla manutenzione della parte antica della città, i masegni, le rive, la vita dei veneziani, perché la città è viva, e colgo l'occasione ancora una volta per parlare di questo rispetto della città. La stessa delibera che abbiamo fatto contempla poi un periodo di transizione, dove il primo anno si pagheranno 3 euro per tutti, cioè la tariffa minima, e proprio per andare a regime gradatamente dal 1 gennaio del 2020. Ovviamente faremo nel frattempo tutte le convenzioni, gli accordi anche con strutture private, proprio perché chiunque possa spiegare la difficoltà di vivere a Venezia, il rispetto di questa città, l'educazione di vivere la città, possa avere un ritorno in qualche modo anche economico di vantaggio per i propri clienti. Sarà un percorso partecipativo molto aperto a tutti, agli operatori in primis ovviamente, ma anche alla città, e rendiconteremo tutto fino all'ultimo euro sull'uso che ne facciamo. Insomma, vogliamo che tutti siano tranquilli che questo è un modo per salvare la città. Dobbiamo raccontare che non si può arrivare con l'infradito, non si può pensare che sia Disneyland, non si può pensare, perché ci sono persone che ci abitano, ci sono i bambini che vanno all'asilo, le persone che devono curarsi. C'è una città viva e vogliamo che resti così, e vogliamo incentivare proprio la residenzialità. Questo è un passo, un tassello della nostra politica di rilancio della città. E ora andiamo invece a Fossalta di Piave. Sembra marcata la divisione tra San Donatese e Porto Ularese, secondo quanto ribadisce il sindaco di Fossalta di Piave Sensini, che punta il dito contro Porto Gruaro, rea, secondo lo stesso, di avere tutti i servizi a discapito del San Donatese. Sentite le parole di Sensini. Con il sindaco di Fossalta di Piave, Sensini Massimo, parliamo di ospedali nel Veneto orientale. Lei è uno di quelli che ha detto, senza tanti mezzi termini, ma non è la prima volta, perché chi lo conosce sa qual è il suo pensiero, che a Portoguaro, pensino un po' a Portoguaro, che nel San Donatese voi cercate come sindaci di trovare una soluzione per la sanità. Sì. Ecco, il consigliere di maggioranza Barro di Portoguaro, oltre che, diciamo, nominare un po' tutti quanti e anche il vice governatore, ma da quello che si è capito sulla sua persona ha ritenuto che lei abbia offeso, se vogliamo, diciamo, comunque sia stato indelicato nei confronti di portuguaresi. Lei cosa sente di rispondere all'amico Barro? Allora, io posso dire solo questo all'amico Barro: Portoguaro ha tutto, perché non ha solo l'ospedale, ma la polizia stradale, mi pare siano 2 o 3, comunque c'è la sede, c'è la finanza, ci sono i carabinieri, c'è la polizia, ci sono le scuole, c'è l'università, c'è tutto. Ma a sto punto avete fatto a scapito di qualcun altro? Mi vengono dei dubbi. Io dico di sì, hanno fatto a scapito del San Donatese, e se volete è anche un errore nostro. Forse siamo stati un po' troppo gentili, perché è vero, io non voglio togliere niente al portoghese, ma non possiamo neanche depauperare, perché devi farti tutto tu il resto del territorio. Io non ci sto, e quindi a questo punto di vista sono io che mi sento leggermente offeso quando Portoguaro, la conferenza dei sindaci è la sede a Portoguaro, l'IPA ha sede a Portoguaro, io non so che cosa dire di più.
tutte queste cose qua Portoguaro non se le ricorda e le deve a non attese. E questo è il, come posso dire, il ringraziamento che mi fate. Vi sentite offesi? Scusatemi, non era mia intenzione. Semmai, ripeto, chiedete scusa a me, io mi sento offeso, veramente. Io, rappresentando ovviamente il mio territorio, vi abbiamo dato tutto, non avete compreso? Non so cosa farci. Ora andiamo a Oderzo e parliamo di migranti, perché il teatro di Oderzo è stato vietato di fatto a Don Ciotti, c'è una bufera sulle garanzie del comune, la sindaca Scardellato ha ribadito, servono appunto chiarezza quando si dà il proprio contributo, insomma, a questi eventi. Sentiamo che cosa sta succedendo. Niente patrocinio del comune, niente teatro cristallo per Don Luigi Ciotti. L'incontro verrà ospitato domenica al Teatro Brandolini, si inizia alle 10. In retroscena sull'arrivo di Don Ciotti è emerso in seguito a un post che un volontario dell'Unione Italiana Cechi ha pubblicato nel suo profilo Facebook. Mi informano che a Oderzo è previsto un intervento di Don Ciotti, gli organizzatori hanno chiesto alla giunta il patrocinio dell'evento e l'uso del principale teatro pubblico. Il sindaco ha preteso, per concedere patrocinio e spazio, una assicurazione scritta del relatore che non avrebbe affrontato temi relativi a migranti e simili. Naturalmente l'impegno non è stato firmato e così l'evento si svolgerà, ma senza patrocinio e in un altro spazio privato. Il sindaco Maria Scardellato chiarisce, non ho mai preteso assicurazioni scritte dai relatori, smentendo in parte l'affermazione del volontario, e aggiunge, per dare qualsiasi patrocinio devo avere assicurazione, anche verbale, dagli organizzatori che l'incontro non avrà risvolti politici, nel qual caso sarebbe necessario un contraddittorio. In altre parole, se si affrontano temi caldi come quelli che in questi giorni stanno infiammando la politica, vedi i migranti, ci deve essere la possibilità di contrabbattere. Dagli organizzatori nessun commento, si capisce che non si vogliono polemiche con l'amministrazione. Sorprese le minoranze consigliari. Premetto che il contraddittorio ci sta, esordisce Marco De Blasis del Movimento 5 Stelle, però bisogna vedere che personaggio arriva. Don Ciotti non è un uomo politico. Che problema c'è se parla di migranti, visto che fanno parte della nostra realtà? Guardiamo alla levatura del personaggio, al suo impegno nella lotta contro le mafie. Conoscendo la sindaca mi stupisco di questa sua decisione, a meno che non siano ordini che arrivano dall'alto, dice. Chi ha paura di Don Ciotti? Sono basito, aggiunge Tino Alescio di Forza Oderzo. E intanto mi dispiace per il mondo del volontariato che si deve pagare la sala. Nei temi che vengono discussi non ci devono essere argomenti tabù. Credo che questo diniego sia un puro calcolo elettorale. Questa censura preventiva non è del nostro spirito e del pensiero dell'indipendente Paola Lucchetta. Era giusto concedere il cristallo. Per il contraddittorio poi si poteva scegliere di essere presenti, di intervenire dal pubblico. Tra l'altro ci risulta che Don Luigi Ciotti, anche quando affronta tematiche scottanti, lo faccia sempre in modo misurato. Sono a conoscenza di tutto, precisa Alessandro Battel del PD. Vorrei mettere in evidenza come ci siano due pesi e due misure. Quando è stato invitato il giornalista Mario Giordano, è stata assegnata l'aula magna a Malteo, sono state spese risorse pubbliche per organizzare e durante quella serata non c'è stato alcun tipo di contraddittorio. Reputo che una persona possa parlare di ciò che vuole, soprattutto se della statura di Don Ciotti. La censura preventiva non deve esistere. Riporto un altro esempio: a Salgareda lo scorso anno è stato organizzato un cineforum, presentare il film con il professor Antonino Calò, noto per il suo impegno verso i migranti. Avevamo chiesto anche il patrocinio del comune di Oderzo, mentre Salgareda lo concesse senza problemi, Oderzo lo negò proprio perché c'era il professor Calò, conclude Battel. Don Ciotti è stato insignito del premio honoris causa del premio Mazzotti. A Concordia Sagittaria invece è stato siglato tra diversi enti, tra cui la regione e i comuni di Concordia, San Michele Tagliamento e Caorle, un contratto per preservare le lagune di questo territorio. Sentite l'intervista di Aldo Curtarelli all'assessore regionale Pan. Siamo con l'assessore regionale Giuseppe Pan, lei è assessore all'agricoltura, alla bonifica, alla caccia, poi in tutto questo mondo un po' particolare. E oggi qui a Concordia per la sottoscrizione di un documento sulle zone umide, che siamo in bonifica e pertanto sono abbastanza presenti in questo territorio. Ecco, il valore di questo documento. Sì, noi siamo la prima regione d'Italia che fa questo tipo di contratto, è un contratto in questo caso per le lagune, in particolare la laguna di Caorle, dove si mettono insieme tutti gli attori che naturalmente hanno
o i portatori di interesse che hanno caro il territorio dove loro insistono, vivono, lavorano e producono. È un contratto tra sindaci, tra amministrazione, la Regione Veneto, i nostri enti strumentali come Veneto Agricoltura, che a Valle Vecchia di Caorle ha una grande proprietà e dove abbiamo e insistono grandi progetti di innovazione e sperimentazione finanziati dalla Comunità Europea. Ci sono poi i presidenti delle associazioni venatorie, ambientaliste, i vallicole, gli acquacoltori, i pescatori professionali, artigianali, cioè tutto questo mondo che vuole cosa si fa con questo contratto, dobbiamo spiegarlo ai cittadini. Si vuole intanto preservare questo immenso patrimonio che sono le nostre lagune, si vogliono preservare le aree umide, si vogliono comunque sistemare queste aree umide, quindi predisporre dei progetti di vivificazione di queste aree e delle lagune stesse, perché portando la vita, l'ossigeno, l'acqua pulita all'interno di queste lagune, noi possiamo anche fare un'ottima acquacultura, portare avanti la pesca artigianale, creare dei prodotti di ittioturismo o anche comunque legati all'agricoltura dell'entroterra, quindi tutto quello che è la nostra enogastronomia, ma allo stesso tempo incrementare queste aree per far sì che i turisti che arrivano in quest'area, che sono milioni, possono dire che il Veneto è anche una regione rispettosa del proprio ambiente, delle proprie tradizioni, della propria storia. Ecco, Assessore, lei ha detto una cosa estremamente importante. Beh, io l'area umida, questa qui di Concordia, sono stato all'inaugurazione anni fa, per cui la conosco, beh, a parte che vivo qui, per cui le conosco le aree. Però lei ha detto una cosa, ha detto: noi dobbiamo far conoscere ai cittadini ciò che si fa. Molte volte lei è l'assessore all'agricoltura, all'ambiente, sì, in questo mondo bellissimo che ha tutte queste caratteristiche, ma si arriva a spendere molto di più per realizzare una cosa e poi non si hanno poi i soldi, cioè la forza di poter comunicare ai cittadini. Si dà per scontato che il cittadino sappia solo perché vive qua. Sì, beh, il cittadino a volte è molto distratto perché a volte è preso dalle sue cose. Ha già tanti problemi oggi. E quindi magari gli sfuggono i sistemi in cui lui vive o il territorio, ma se si fa un po' di attenzione si vede che questo territorio è un territorio bellissimo, di una storia della bonifica che è la prima in Italia, proprio questa area che va da San Donà di Piave fino a Portoguaro, San Michele del Tagliamento, le lagune, le parti costiere ancora rimaste intatte come la Brussa. Che adesso le ricordo, facciamo il Festival della Bonifica anche, esatto. Per cui si parla di queste cose. Sì, io anche da sola bonifica posso dire che grazie alla bonifica, al lavoro che poi è stato 100 anni fa dei nostri braccianti agricoltori, dei residenti, proprio probabilmente dai loro bisnonni, di tanti che sono qui adesso distratti, abbiamo questi canali che permettono comunque di avere acqua da una parte, però anche sicurezza idraulica, dall'altra parte anche avere una ottima agricoltura. E quindi è stato creato un sistema all'epoca che ha permesso lo sviluppo di tutte queste aree in maniera importante. E ora andiamo a Portuguaro per parlare invece di lagunari. Proprio l'altro giorno c'è stato l'evento che ha dato il via di fatto con il passaggio della stecca all'evento che porterà a Portuguaro i lagunari. L'associazione appunto Lagunari ha deciso che proprio in riva al Lemene ci sarà un importante raduno. Aldo Curtarelli ha sentito il vicepresidente dell'Alta, Paolo Polo. Siamo in compagnia di Paolo Polo, lei è il responsabile della manifestazione, della dunata, diciamo della sfilata che sarà fatta a settembre, quella di Lagunari a livello nazionale, qui a Portoguaro. Abbiamo già intervistato pochi giorni fa, prima di questa giornata. Oggi abbiamo visto una bella giornata, com'è andata secondo lei? Ma è stata una cerimonia molto positiva, molto partecipata, sia come numero di persone, non parliamo di lagunari che diciamo così mi hanno veramente stupito positivamente per la presenza e per l'afflusso, ma anche di partecipazione della popolazione. Questo è importante perché già si crea diciamo l'aspettativa, la giusta aspettativa per il raduno nazionale che ci vedrà protagonisti in settembre, quindi il giudizio è totalmente positivo della giornata odierna. Oggi abbiamo visto la consegna della stecca, c'era anche il generale rappresentante nazionale vostro, per cui
diciamo un appello poi a tutti i lagunari, ma anche a chi è appassionato, che da adesso fino a settembre la steca passerà su tutti i comuni, cioè di cercare di preparare questa manifestazione a Portuguaro, che non è solo Portuguaro ma è, diciamo, tutta la zona. Esattamente, questo è proprio il senso di quello che noi abbiamo proposto. Il sindaco, il senatore ha recepito in pieno la nostra idea, la nostra proposta, estendendola ai sindaci dei comuni limitrofi. Quindi quello di portare la stecca nei vari municipi, chi ovviamente fosse disponibile e interessato alla cosa, in modo da creare in tutto il territorio, in tutti i comuni, l'aspettativa per questo raduno che porterà a Portuguaro e dintorni, quindi in tutto il territorio, migliaia e migliaia di persone. Stimiamo che in base ai raduni precedenti, in base al programma che stiamo predisponendo, nelle 4 giornate di raduno avremo almeno 15.000 persone. Adesso c'è fotoreporter Vinicio Scortegagna con i suoi scatti dal territorio. Grazie a Vinicio Scortegagna, a voi tutti per aver scelto il telegiornale del Veneto Orientale. Vi ricordo che potete seguirci con i nostri servizi, i nostri live, anche sulla pagina Facebook di Media24. Buon proseguimento con la nostra rete e a risentirci alla prossima.